Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto a fare un'altra bellissima escursione. Prima tappa sarà Malgarastua, per poi arrivare al rifugio Sennes o al Podara Vedra. Poi decidiamo, quindi seguite il video e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Intanto in macchina da Cortina abbiamo passato la località Fiames fino a arrivare al parcheggio di Sant'Umberto, dove abbiamo lasciato la macchina. Adesso, percorrendo la strada carrabile qui dietro di noi, inizieremo la salita per Malgarastua. Andiamo! Noi oggi, per salire a Malgarastua, come vi avevo già accennato prima, stiamo percorrendo la strada forestale, quella che d'estate insomma percorrono anche le macchine o le navette se la strada è chiusa. D'estate invece, e ve la consiglio come escursione, avevamo invece percorso proprio il sentiero pedonale con cascate, cascatelle, anche lì ponticelli, molto molto bello. Tutte le informazioni e l'eventuale descrizione la trovate già nel nostro blog e insomma andate a vederla, perché come sentiero alternativo è veramente molto bello. E intanto noi andiamo. Eccoci arrivati a Malgarastua. Qui a Malgarastua ci siamo fermati per una veloce merenda di metà mattina. Adesso continuiamo la nostra giornata verso il rifugio Sennes. Andiamo! Siamo arrivati al bivio dove a sinistra si va verso il Podara Vedra, mentre a destra si prosegue per il Sennes. La nostra idea iniziale veramente era di andare al Podara Vedra, ma quando abbiamo chiesto informazioni ci hanno detto che la strada che porta al Sennes è battuta come quella che abbiamo fatto finora, mentre per andare al Podara ci sarebbero volute anche le ciaspole. E considerando la lunghezza e anche il dislivello diciamo importante di oggi, io faccio sempre le considerazioni pensando che è inverno, quindi camminando sulla neve si fa molta più fatica, non volevo far portare ai bambini ulteriore peso, quindi continuiamo verso il Sennes. Da subito dopo il ponte, diciamo che la salita si fa più interessante e tira. E intanto facciamo una piccola pausa.
Qui siamo arrivati in Val Salata, quota 2087. Stiamo seguendo sempre il sentiero 6 verso il rifugio Sennes ed è uno spettacolo, ragazzi. Distese di bianco. Allora, diciamo che dopo la rampa iniziale, quel tratto bello tosto, la salita si addolcisce, però continua ad essere sempre costante. Però diciamo che tutta la fatica viene ripagata proprio dalla meraviglia dei paesaggi, perché ragazzi sembra di essere in mezzo a una favola, cioè veramente stupendo. Siamo arrivati anche al rifugio Sennes. Vi lascio guardare per ammirare lo spettacolo che c'è qui intorno. Vicino al rifugio abbiamo trovato anche una bella panchina per riuscire a mangiare qualcosa e anche oggi diciamo che mangiamo con vista. Comunque questo posto per noi è segno di bei ricordi, perché se non sbaglio era il 10 luglio che eravamo qui con il secondo giorno della nostra Altavia 1 delle Dolomiti. Avevamo dormito qua a 10 minuti, poco più indietro, e ci eravamo svegliati la mattina, venuti qua a far colazione, poi abbiamo proseguito per il Fodara Vedla e le altre tappe. Quindi adesso comunque ci mangiamo il nostro panino, una meritata tappa, perché anche oggi è stata bella sostenuta, e ci vediamo dopo. Siamo ancora al rifugio Sennes e da questo paradiso non vorremmo più venire via. Abbiamo pranzato sì con i nostri panini, abbiamo anche giocato un po' a tirarci le palle di neve e adesso, vista l'ora, sono le 2:20, è il caso di cominciare a rientrare. Vi do comunque due dati. Allora, per arrivare fino qua sono 8,3 km con un dislivello di 720 metri, quindi una bella tirata. Diciamo che a parte la rampa lì iniziale dopo la Malgarastua, la salita sì, si è addolcita, ci sono stati alcuni tratti dove siamo riusciti a prendere fiato, però comunque tenete conto che sono tanti chilometri, anche un bel dislivello. Prima di salutarvi volevo dirvi anche una cosa: trattandosi di escursioni invernali, mi raccomando, affrontarle con la giusta attrezzatura, informandosi prima, perché con queste condizioni di neve e questo meteo noi siamo riusciti a farla con dei semplici ramponcini. Dovesse magari nevicare, magari ci sarebbe bisogno di delle ciaspole o di altro. Quindi mi raccomando, sempre prima informarsi se il sentiero è battuto o meno, e soprattutto sul bollettini valanghe, prima di affrontare, appunto, come dicevo, certi tipi di percorsi. Mi raccomando, vestiti adeguati e con la giusta attrezzatura.
Noi per tornare ripercorreremo lo stesso sentiero di andata, quindi il nostro video per oggi finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E non mi resta altro che salutarvi e come al solito ci vediamo alla prossima! Ciao!